Ragazzi, ufficialmente comincia l'asta. Del fantacalcio? No, della mia casa. Piccole raccomandazioni prima di cominciare quest'anno, ok? Visto che io sono il presidente e mi tocca. Crocchetta, tu devi mettere i soldi ancora dell'anno scorso. Vabbè, ma tanto quest'anno vinco. Tiro quelli dell'anno scorso e pure quelli di quest'anno. È 5 anni che dici che devi vincere il fantacalcio. Non l'hai vinto mai. Metti sti soldi. E poi tu, Emanuele, basta con ste foto delle ragazze nude nel gruppo di WhatsApp del fantacalcio. Sono le ragazze dei calciatori. E poi tu, Federico, basta con questi scambi assurdi. Ma che c'entri? Ma chi è che ha mai fatto scambi assurdi? Soltanto perché l'anno scorso ho proposto la macchina a Manfredi, non è che... Massimiliano, puoi uscire. Non puoi scambiare tuo cugino all'asta del fantacalcio, lo puoi capire? Non puoi dare un bambino in cambio di crediti. Ma ti allenare e magari un giorno diventerai un calciatore e ti potrò scambiare con gli altri. E comunque, ragazzi, facciamo un applauso a Maurizio che ci ha ospitato lui. Anche se il nuovo arrivato, ragazzi, insomma. Comunque grazie per questa opportunità. Infatti per me, come dicevo, è la prima volta, il primo anno non ho mai fatto papà. Vabbè, all'inizio, giusto, ci sta. Se facciamo prima magari un giro a carte scoperte, io mi faccio un'idea, insomma. A carte scoperte, a carte scoperte. I kaitun ci sono, fantacalci, però io volevo fare a carte scoperte. No, ma tutto a posto. Cioè, ma tu ti rendi conto? Ma per forza Maurizio dovevamo chiamare al fantacalcio che non ne capisce niente completamente. Non è vero che non ne capisce niente. Non è vero, i dadi, le carte, ma non so giocare, manco sa come si gioca. Non è vero. Facciamo una prova. Maurizio. Oi. Lukaku. Lupiscio. Perfetto, era quello che volevo sentire. Continua. Tranquillo. Io sto buttando soldi. Comunque buttando. È bravo a fare le imitazioni. A fare le imitazioni? Cioè, noi chiamiamo le persone al fantacalcio per fare le imitazioni. Io, Topolino, dove dobbiamo andare? Ah, Bimbo, salveremo la principessa. E tu, Paperino, affronterai il drago. Uguale. Florenzi, 30. Hai fatto un'offerta? No, stavo finendo di contare al nascondino. 30. Ma dov'è Federico? Non lo trovo. Battipagli libera Totti. Io prendo Godin, offro 100. Aggiudica. Godin infortunato, strappo muscolare prima del campionato. Va bene, signori, è stato un piacere, complimenti, grazie mille. E io vi lascio i soldi e me ne vado. Va bene, divideteveli, tanto io sogno destinato che... fantacalcio, non ho niente da dividere, va bene? Sulle cose che divido sono i soldi a voi. Così gli spagli dicono. Ragazzi, come ogni anno siamo in ritardo, per cortesia concentriamoci che andiamo dritti, eh? E già sono passate 2 ore, non è che ogni volta bisogna usare 6-7 ore per fare nice e fantacalcio. Allora, Totti pronti? Capito, no? Totti? Dai. Totti è giocatore. Me la dai una coltellata qua bella secca secca. Per cortesia, ragazzi, dai, arriviamo alla fine. Poi ci divertiamo. Vabbè, dai, vabbè. Chiellini. Chiellini. Andiamo avanti. Ora. Un culo. Che c'è? Culo. No, io passo. Non lo prendo un culo. Capito? No, non l'ho capita. Nemmeno io. Noi adesso tiriamo l'ultimo giocatore e fino alla fine dell'anno non vi voglio vedere più, va bene? Pure dalla chat me ne esco. L'ultimo giocatore chiamiamo. Che è Cristiano Ronaldo. 300! 300! Cristiano Ronaldo è uscito, eh? È uscito! Lui l'ha detto! Lui lo voleva! 400! È 3 ore che dico che voglio Cristiano Ronaldo. 405. 406. 410. Come finire i crediti? Oh, Ronaldo. Oh, la stava Ronaldo. Pufantacalcio. 410 e 1. Pufantacalcio. 410 e 2. Pufantacalcio. 410 e 3. Aggiudicato a me. San Fuitore la prima giornata. Ma poi scusa, 410 cosa? Carte, compa. Allora ci sono le carte. L'asso vale 11. Tira i dadi, vedi quanto. Vai, aspetta. Allora, ricapitoliamo. L'attaccante attacca. Il difensore difende. E il centrocampista centrocampa. Ore. Oh, ore.
Amore, senti, mi dai una mano a mettere la roba a posto di là? Ma no, stiamo facendo un fantacalcio. Ma che hai fatto? Che ho fatto? Fammi vedere. Ma tu hai preso tutti i giocatori che hanno una fanta media bassissima. Tu devi puntare in primis sull'Atalanta, che nonostante l'impegno Champions fai un bel effetto sorpresa. Poi prendi Castagne, lo metti in fascia, e poi Nainggolan lo metti al centro, visto che ora è nel Cagliari e pure tornato nella sua dimensione. Alla fine metti Immobile, che è bello, insomma, roccioso, e ti buca le difese. A posto. No, ma la posso prendere io a fantacalcio a lei? E... Valla aiutare. No, amore, vengo a aiutarti. Non ti preoccupare, tanto chiedo al vicino adesso. Anche perché morto un papu, se ne fa un altro. Papu, è giocatore vero, oh, papu. Oh, come avvicino?